Anche quest'anno il nostro beneamato Padre Guglielmo è venuto a portarci il suo personale regalo. La nostra collettività, oramai abituata e quindi probabilmente non valuta le difficoltà che incontra il nostro Padre con i tanti suoi impegni a destinare un giorno alla comunità di Cepagatti. Noi lo vogliamo ringraziare, facciamo un applauso grande a questo. Il gruppo di preghiera di Padre Pio di Cepagatti ha predisposto un opuscolo che voi avete e io adesso vi leggerò questo opuscolo, voi potrete seguire, anzi è opportuno che seguiate. Nell'arena dell'umanità assalita dal nemico delle anime, Padre Pio, servo obbediente, uomo dei mille carismi, sacerdote stigmatizzato, vittima d'amore, rappresenta un formidabile gladiatore a difesa della gloria di Dio e della salvezza dei fratelli. Pietrelcina, 1 aprile del 1915, lettera a Padre Benedetto. La battaglia è proprio al suo ultimo stadio. Da un momento all'altro mi sembra di rimanere soffocato dalle acque della tribolazione. Ahimè, chi mi salverà? Sono solo a combattere, e di giorno e di notte, contro un nemico sì forte e sì potente. Chi vincerà? A chi sorriderà la vittoria? Si combatte estremamente da ambo le parti, Padre mio. A misurare le forze di ambedue le parti mi vengo debole, mi vengo fiacco di fronte alle schiere nemiche. Sono sul punto di essere schiacciato, di essere ridotto al nulla. Breve, tutto calcolato, il vinto a me sembra che debba propriamente essere io. Ma che dico mai? È possibile che il Signore il permetterà? Giammai. Sento ancora rizzarsi qual gigante nella più intima parte del mio spirito la forza di gridare forte al Signore: salvami, che son per perire. Ed ora ecco un altro comunicatore al nostro animo, la poesia di Padre Guglielmo, il gladiatore. Seduti sui gradini in lunghe file, gli spettatori attendono impazienti. L'anfiteatro un fremito percorre, appena l'ombra truce della belva appare bramosa e cauta nell'arena. Il gladiatore affronta la battaglia. Soccomberà nell'urto formidabile? Resisterà ai ritorni della fiera? Saprà schivare il morso e la zannata e il mortale colpo al cuor vibrare? Se quella folla stesse nell'arena e la sua sorte fosse nelle mani del coraggioso e forte gladiatore, assisterebbe forse come a un gioco? No, tremerebbe tutta di paura. Va quel felino, Satana, girando per divorare i figli disarmati a causa della colpa originale. Intanto, contro l'urto del maligno, la forza della croce ci fa scudo. Noi siamo grati a Cristo Salvatore e alla Madre Sua Immacolata, e siamo grati al Padre Onnipotente che schiera contro i figli della belva il generoso esercito dei santi. Bene, il tema di questa sera che affidiamo alle sante parole di Padre Guglielmo è: sotto la croce si impara ad amare. Grazie Padre. Grazie a te e ben trovati a tutti voi, benvenuti a questo incontro di riflessioni che ci dovrebbero, e senz'altro sarà così, ci aiutano a prepararci alla celebrazione della Pasqua. Anticamente, parlo di decenni,
passati la Pasqua veniva preparata con una lunga quaresima di penitenze abbastanza dure. Non si mangiava carne, non si mangiava l'uovo, si digiunava e soprattutto il mercoledì e il venerdì di ogni settimana. Comunque era un avvicinarsi a Dio non soltanto con lo spirito, ma trascinandosi dietro questo vagone pesante che è il nostro corpo. L'anima è una buona locomotiva, basta motivarla, metterci il carburante necessario, tira, la preghiera, la comunione un po' più spesso, la preghiera familiare, proprio dico in famiglia, aiuta già tanto. Però forse ognuno di noi personalmente deve trovare un proprio binario penitenziale, togliere ciò che offende Dio e metterci ciò che ci santifica. Perciò ho detto un binario, il treno siamo noi, il binario è quello, dobbiamo andare verso la stazione dove tutti poi alla fine ci ritroveremo. Io credo che sia allora importante anche ricordare, quindi fare memoria di un nostro fratello cristiano, sacerdote, francescano come Padre Pio. Giovanni Paolo II non finiva di ringraziare il Signore e ci invitava veramente con fervore a ringraziare il Signore. Diceva: ringraziate insieme a me Dio perché ci ha dato Padre Pio e ce l'ha dato in questa nostra generazione. Allora, la domanda è subito fatta: perché parliamo di Padre Pio all'inizio della Quaresima? Perché Padre Pio sotto la croce ha imparato ad amare. Qui l'espressione scritta da lui, diretta ad un figlio spirituale, è dove insegna che questa è una regola sicura. Per imparare ad amare Gesù bisogna avvicinarsi alla croce, anzi restare ai piedi di Gesù sotto la croce. La Madonna che ha fatto? Questo ha fatto. Ha seguito Gesù lungo il Calvario, ha unito le sue lacrime al sangue di Cristo, probabilmente ha cercato proprio il più possibile di avvicinarsi al figlio suo, perché almeno Gesù, incrociando lo sguardo della Madonna, avesse potuto trovare un po' di conforto in mezzo a tutta quella violenza, quell'ignoranza e quella crudeltà. Allora sotto la croce si ritrova la Madonna insieme al discepolo prediletto San Giovanni Evangelista, l'unico degli apostoli che non è fuggito per la paura, perché gli altri sono stati vinti dalla paura perché non amavano abbastanza Gesù. La fede ce l'avevano, ma traballante. L'amore ancora meno, o più traballante. Invece San Giovanni veramente era legato profondamente al cuore di Gesù, al suo maestro, per cui nel momento in cui Gesù viene prima umiliato, percosso e poi inchiodato alla croce, Giovanni è lì, assiste minuto per minuto questo patire di Gesù e non riesce a staccarsi da là, non può, non lo vuole. E così diventa l'unico consolatore anche della madre di Cristo, la sorretta. Giovanni certamente sotto braccio teneva la Madonna
che ha resistito in piedi per tutte le 3 ore circa della passione di Gesù, dell'agonia di Gesù. Allora, ecco, le anime che amano si ritrovano sotto la croce di Gesù, non hanno paura, sentono che il Signore sta compiendo un sacrificio mortale, perché Gesù morirà sulla croce, un sacrificio mortale per liberare dalla morte eterna tutti gli uomini, tutti, da Caino a Giuda, a Erode, a tutti i persecutori, a tutti gli assassini, a tutti i bestemmiatori, a tutti i ladri. Il primo l'ha ripescato là, già sulla croce, oggi stesso sarai con me in paradiso. Questo sacrificio di Cristo è programmato dalla Santissima Trinità fin dall'origine della creazione del mondo, ma io direi dell'eternità. Questa disobbedienza di Adamo, che ha portato gli uomini al peccato e alla perdizione, deve essere riparato. Ci vuole un medico che guarisca queste ferite. Deve essere chiarito agli uomini qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati. Allora ci vuole un maestro che sappia spiegare punto per punto le ragioni della conversione e le necessità del regno di Cristo, regno di giustizia, di pace, di verità, di amore. Allora, ecco, Gesù viene, si incarna nel seno della Madonna. Dobbiamo ripartire sempre dalla meditazione di questo mistero, perché, come vi dicevo già, la Madonna la troviamo in stretta relazione con Gesù che muore. Così troviamo nel concepimento del Verbo divino Maria in comunione profonda, misteriosa, vertiginosa. La Madonna prende nel suo seno il Verbo eterno di Dio. Lei diventa la madre offerente. Vorrebbe diventare poi sul Calvario la madre sofferente e morente. Non lo può, perché non è questa la volontà del Signore. Però lei, dove può arrivare, arriva per continuare a saldare, ma questa volta con lo strazio del cuore di madre, la morte del figlio. Allora il mistero della croce incomincia a diventare centrale nella storia della salvezza. Senza quel sacrificio non c'è salvezza, e anche nella vita quotidiana della Chiesa che Cristo ha fondato, perché sia alimentata la Chiesa proprio da quel sacrificio. E infatti, come chiamiamo noi la messa, la celebrazione dell'Eucaristia? Sì, quello è per la Chiesa che ha bisogno di mangiare, e allora il corpo e il sangue diventano nutrimento. Ma prima che noi mangiamo deve essere immolato il Cristo, di nuovo, non fisicamente come sul Calvario, misticamente, da cui poi nasce il sacramento dell'Eucaristia. Quindi il dono più grande che Cristo ha lasciato alla Chiesa, che se stesso nel sacramento dell'Eucaristia passa e si rinnova ogni volta nel sacrificio di Cristo. Tant'è vero che prima della consacrazione c'è l'offertorio. Offriamo dei segni, il pane, il vino, a volte si fanno delle celebrazioni solenni anche altre offerte, frutti della terra, frutti dell'arte, frutti della fede, per dimostrare al Signore che noi sappiamo che cosa sta facendo Lui Gesù. Sta di nuovo offrendo se stesso al Padre. E allora, ecco,
la Chiesa concorre, i fedeli si riuniscono nella comunità offertoriale per accogliere bene e vivere meglio l'offerta sacrificale di Gesù. Questi pensieri sono stati al centro della meditazione del giovane Frappio, sempre meditando la croce di Gesù. Basta riprendere in mano i suoi scritti, le sue lettere e anche gli scritti che lui ha lasciato quando era ancora ragazzo, sono gli scritti a cui lui non pensava mai che sarebbe stato dato un'importanza così grande. Invece già quegli scritti rivelano la tenerezza del cuore di questo giovane che si sente attratto dalla croce di Gesù, e il sangue di Gesù lo inebria, ubriaca la sua anima che è candidata alla mistica, passa per l'esperienza dell'ascesi cristiana secondo la regola di San Francesco, quindi nell'ordine di San Francesco, che a sua volta, meditando la passione di Cristo, chiese ed ottenne di ricevere le piaghe di Gesù. Signore Gesù, prima che io muoia, una grazia ti chiedo, che possa sperimentare fisicamente nel mio corpo il dolore che tu hai sofferto e nel mio spirito l'amore che tu hai portato. E Gesù lo ha esaudito. 2 anni e qualcosa Francesco ha portato queste piaghe di Cristo. Ora vi dicevo che Padre Pio si sente attratto ancora di più attraverso San Francesco a questa unione mistica ma anche fisica con la croce, tant'è vero che alla fine Gesù lo esaudirà, Padre Pio riceverà le stime di... Ma io voglio ripartire un po' così, seguendo questa traccia che ho dato già anni fa quando scrissi questo brano di poesia. Padre Pio, servo obbediente, perché la radice di tutti i mali che sono nel mondo sta nella disobbedienza del primo uomo. Ora, se la disobbedienza mi diventa radice di tutti i mali, le debolezze, le fragilità, i peccati, le ostinazioni, le perdizioni degli uomini, ovviamente dall'altro lato la radice dell'obbedienza diventa una riparazione. Riparazione non soltanto equa, ma anche sovrabbondante, direi, e da parte di Cristo e da parte della Chiesa. Perché sovrabbondante dalla parte di Cristo? Se potessimo capire quante grazie l'umanità spreca, quanto sangue di Cristo scorre senza che nascano alberi fruttiferi di santità. Il celebre gesuita padre Mondrone tenne la conferenza nell'anniversario della morte di padre Pio, il primo anniversario, San Giovanni Rotondo, e disse: io adesso vi parlo di un santo che è padre Pio, noi diciamo quello che sappiamo dalla sua vita, dalle sue virtù, dai carismi eccetera. Però, dice, quando saremo nel giudizio universale, noi sapremo quanti santi mancati sono. I santi mancati sono quei cristiani battezzati, cresimati, chiamati, candidati alla santità, ma che poi si sono persi per la strada. Ecco, una delle ragioni che facevano piangere Padre Pio, piangeva per i fedeli che non amano Gesù e quindi non vanno a cercare la croce, a piangere i propri peccati sotto la croce di Gesù. E piangeva anche perché nel ministero sacerdotale stesso non sempre c'è sufficiente
comprensione e comunione nel sacrificio eucaristico, nel sacrificio dell'altare. Come no? Voi vi distraete qualche volta durante la messa? Vi distraete quando o state per ricevere la comunione e l'avete già ricevuta? Io spero di no, ma capita. E può capitare allora che anche il ministro che celebra l'offertorio, l'eucaristia, la consacrazione, possa ritrovarsi distratto, non con tutta la mente, il cuore, le forze e la capacità di amore in quel sacramento. Io non vorrei mai salire l'altare per non incorrere nel rischio di non avere abbastanza amore da offrire Gesù, che per amore si offre così. Veramente è una cosa che ho sentito da sempre, perciò non volevo essere sacerdote. Sono state tante le pressioni da ogni parte, perfino i miei. Ma che fai? Dice, allora che fai? Se non fai il sacerdote, che fai? Sapevo bene. Non fare il sacerdote significava ugualmente fare il figlio di San Francesco, bussando di porta in porta per raccogliere delle elemosine utili per la vita, per il nutrimento dei confratelli, e tante altre missioni ci sono. Alla fine, non lo so, questa è stata. Per ora che mi metto a meditare sulla passione di Cristo, mi ritrovo davanti San Francesco, per un verso mi sento talmente piccolo che mi ficcherei sottoterra, non lo so, quando se Dio mi dà la grazia di salvarmi, quando incontrerò San Francesco, che mi dirà? Ma tu che sei un frate, un figlio mio, ma che tu non mi somigli neppure nelle scarpe. E lui non le portava le scarpe. Padre Pio, l'ho guardato, l'ho contemplato, direi, una volta così ho scritto. Tu contemplavi Dio e io contemplavo te, perché non riuscivo, a volte talmente era forte il pensiero che mi portava a penetrare il suo amore a Gesù, le sue piaghe ultracinquantenarie, che mi distraevo da una preghiera personale distaccata, proprio ero lì, lo guardavo e meditavo e arrivavo certamente a Gesù, come no? Offrivo il mio rosario, le mie invocazioni, però non distoglievo mai l'attenzione, gli occhi da Lui. E mi sentivo anche tanto, tanto onorato della possibilità di assisterlo certe mattine, proprio per le 2 ore sacrosanti intere, perché alle 3 circa scendevamo, lo portavo sotto il braccio, arrivavamo in sacristia, disponevo una sedia, l'aiutavo, d'inverno una stufetta miserabile là, e aspettavo che lo riscaldasse, e poi tutto il tempo a pregare, raccolti. Io guardavo lui per arrivare alla croce, ma Padre Pio la croce la portava nelle sue carni. Quanta febbre, quanta sofferenza, che patire, arsura gli davano queste piaghe. Una volta ha scritto: ho tale sete che berrei un ettolitro di acqua, però non ci provo nemmeno, perché so già che dopo avrò più sete di prima. Quindi era questo mistero della passione di Cristo che si innestava sul mistero della carità di Padre Pio verso le anime, quindi verso la Chiesa, per cui sentiva il dovere di immolarsi, di diventare vittima. Vi dicevo prima, appunto, qui sono il servo obbediente, i carismi, poi il sacerdote con le stimmate, la vittima d'amore. Questa è la quarta riflessione che prende tutto quello che abbiamo detto e possiamo dire: una vittima d'amore, proprio come Gesù. Però mentre tante volte noi portiamo nel cuore, nessuno sa, stiamo lì nell'ufficio a fianco a un altro che
è ateo oppure bestemmia, e noi stiamo pregando, ci teniamo uniti al Signore con l'amore, perché vogliamo riparare anche i peccati, quello bestemmia, noi diciamo Dio sia benedetto. E così dovunque siamo per la strada, noi portiamo un segno di questo amore a Gesù. Ma Padre Pio, l'amore a Gesù adesso non lo può nascondere più. Perché? Perché non può nascondere il dolore. Il dolore è il segno dell'amore. Una immolazione fisica già parla di una immolazione interiore. Vittima lo è, non dal momento in cui riceve le stimmate, ma riceve le stimmate perché già è vittima, già lui ha fatto il proprio offertorio. Signore, la mia vita sia una continua crocifissione. Basta rileggere un po' delle sue lettere e tutto questo si trova. E addirittura, siccome non si sente né degno né capace, ricorre alla preghiera dei suoi figli spirituali e delle sue figlie spirituali, chiede a loro l'aiuto, il soccorso, la maggiore fortezza. Una volta detto, io sono il Cireneo di tutti, perché portava la croce propria e quella dei suoi figli spirituali, di quelli che si affidavano a lui. E allora dice: pregate per questo Cireneo che porta la croce di tutti voi. Tant'è che lo scultore Messina, nella quinta stazione della Via Crucis, del monte a fianco al santuario, a San Giovanni Rotondo, al posto di Gesù ha messo Padre Pio, il Cireneo di tutti, e la vittima che raccoglie i peccati del mondo, come voi andreste a raccogliere collane d'oro, oggetti preziosi, così lui andava a raccogliere i peccati, perché accoglieva i peccatori e questi gli offrivano i peccati. E lui sapeva tante volte che quel penitente, quella penitente, non avevano abbastanza dolore e pentimento per ottenere il perdono, e allora offriva se stesso. Una volta arrivò un'attrice da Roma, veniva, erano oltre 40 anni che non si confessava e aveva fatto una vita che non si può neanche descrivere, però era talmente adesso presa, arrivata vicino a Padre Pio, ha sentito come un bisogno di schizzare fuori questo marciume, tutta questa melma che si ritrovava dentro, si è sentita veramente come già affogata nell'inferno, desiderio grande di confessare i peccati, ma non ce la faceva, qui chiusa completamente. Allora Padre Pio ha dovuto fare lui la confessione, tutti i peccati di questi, fino alla fine. Ecco, Padre Pio, se li conosce i peccati li paga pure, è contento quando c'è il pentimento, perché lui vede che la misericordia di Dio purifica, rende l'anima bella. Io, con la mia esperienza nel confessionale, dove c'è il tribunale in cui dobbiamo accusarci per poi presentarci all'Eucaristia da ricevere, proprio così a volte mi preparavo ogni giorno a riflettere e pensare: voglio fare una confessione in cui non mi deve sfuggire niente, e di peccati di quello che dico voglio sentire tutto il dolore possibile. Quando mi preparavo così bene, Padre Pio, poche parole, una pacca, una carezza, sorriso, vai. Quando invece mi sembrava di non aver fatto neanche un peccato veniale, ma mi sembra che ho pregato, sono stato paziente, non ho detto una mormorazione, neanche sono stato troppo pigro, ma allora andavo, allora era sempre una lavata di testa ci usciva, perché delle cose che io non avevo visto nella mia coscienza e nella mia anima, lui lo vedeva benissimo e me lo diceva. Quindi da qui impariamo un'altra lezione, quella della confessione, perché se la confessione non comporta, non è preparata bene con un esame di coscienza, col pentimento sincero, col proposito altrettanto fermo, rimangono troppi debiti col Signore. Li dovremo scontare
in purgatorio, ma non conviene, meglio vedersela qui con Dio, chiedere a Gesù perdono con tutta l'anima, con tutto il cuore, piangere i propri peccati, sembrerebbe una frase fatta, questa andava bene nei tempi passati, adesso dire che uno si mette a piangere i peccati, forse si intende che tra poco lo ricoverano chissà dove, no, pensiamoci seriamente, il nostro rapporto con Dio è il rapporto di un peccatore con l'Onnipotente, veramente innocente dall'eternità e per l'eternità. Quindi se vogliamo il suo abbraccio un giorno, non dico le stimmate sulla terra che sigillano la passione di Cristo nel corpo, ma almeno il pentimento e l'amore che fanno liberare l'anima da ogni peso, da ogni colpa. Possiamo fare un canto? Grazie. Canto racconta un po' dei momenti della meditazione in cui io
riguardavo interiormente, cioè nel mio animo ripensavo le ore trascorse vicino a Padre Pio e mi veniva il desiderio, il bisogno di raccontarlo, quello che avevo vissuto, ma non... io facevo conto di essere in un eremo e di rimanerci sempre, quindi non di comunicare agli altri questi pensieri. Oltretutto mi assillava un dubbio, ma che cosa racconto io? Come faccio a raccontare una cosa così grande? Ci sono le parole? Non ci sono. Allora o ci rinuncio o faccio del mio meglio se proprio sento il bisogno. Ed ecco allora, io ho creato in tutti questi temi e volumi che ho scritto su Padre Pio e non so quando finirò, come uno specchio davanti al quale io mi metto per rivedermi vicino a Padre Pio nei giorni, nei mesi, negli anni che Dio mi ha concesso di vivere vicino a un santo così crocifisso e vittima d'amore. Voi sapete che Padre Pio ha ricevuto la prima volta le stime da Pietrelcina intorno al 1907. E che cosa è successo dopo? Le stimmate erano veramente stimmate, anche visibili, lui lo descrive al suo confessore, però poi si spaventa pensando che la gente comincerà a sapere che lui ha le stimmate di Gesù e allora correranno per venerare un santo, per chiedere grazie e miracoli. Ma Padre Pio non voleva strumentalizzare sia pure santamente questo segno dell'amore di Dio. Lui voleva solo nascondersi e crescere nell'amore di Cristo e offrire se stesso con tutte le condizioni non preposte da lui, ma volute da Dio. Io ho sempre chiamato Padre Pio una cambiale in bianco, nel senso che lui era pronto a offrire al Signore tutto quello che Gesù gli chiedeva: morire, rinascere, scendere dal Calvario la sera e risalirci la mattina, qualunque cosa, sempre. E infatti questo ha fatto per tutta la vita. Allora, ricevute queste stimate, innanzitutto appena rientrò a casa non riusciva a tenere le mani così nascoste, allora la mamma che era lì l'ha vista, dice: ma che sei imparato a suonare la chitarra? Ha detto: ti sei imparato a suonare la chitarra? E lui ha sorriso e non ha risposto niente, ma il dolore era atroce. Allora ecco, ricorso a Don Salvatore, il parroco, disperato: Don Salvatore, io le voglio, voglio il dolore, voglio le ferite dentro, ma che non si debbono vedere, perché per me sono una grande confusione. Allora aiutami, preghiamo, che non si debbono vedere. Figlio mio, ha detto il parroco, il prete, dice: ci proviamo, chiediamo al Signore se ci ascolta. Allora a pregare assiduamente, finché a un certo punto non si sono viste più, sono diventate le stimmate invisibili, ma le portava, le piaghe dentro ce l'aveva e il dolore lo sentiva fortemente, però riusciva a nascondere questo, finché poi non arrivò nel 1916 a San Giovanni Rotondo, dove di nuovo, ecco, si prepara questo mistero della crocifissione. Il 20 settembre del 1918, dopo la celebrazione della messa, Gesù, il crocifisso, diventa Gesù vivo, in carne e ossa. Da lui partono raggi invocati che colpiscono le mani, i piedi e il costato di Padre Pio, e lui viene trafitto così, il sangue lì che è rimasto in coro, insomma, è diventato un crocifisso per sempre. E da allora il mondo ha cominciato a perseguitarlo, proprio come è stato perseguitato Gesù Cristo.
umiliazioni, calunnie, poi diffidenze, le diffidenze, la Chiesa ha diffidato vescovi, preti e frati, quelli che stavano più vicino a lui, che avrebbero dovuto proprio consolarlo, incoraggiarlo. Molti di questi non l'hanno incoraggiato. Tuttora è scritto nei documenti del Santo Ufficio, cosiddetto allora, la Congregazione della Fede oggi, non consta che i fenomeni verificatisi in Padre Pio siano di carattere soprannaturale. Cioè là il miracolo non ci sta, ma se ci stanno le piaghe non c'è il miracolo, sapete che significa? Lo capite pure voi, che se l'è fatta da sé, quindi lui diventerebbe un impostore, un falso, uno che vuole ingannare. Ma solo a pensare a queste cose io provo i brividi, perché so chi è Padre Pio. Non lo dovevano neanche pensare, non solo non dirlo e non colpirlo, proibendogli di confessare, di celebrare in pubblico, di avere un direttore spirituale che era quello di prima, Padre Benedetto. Insomma, lo hanno proprio chiuso. Questi sì, l'hanno crocifisso nella dignità, nella libertà di uomo, di sacerdote. È stato il periodo nero più terribile. Padre Pio l'ha vissuto nel silenzio, nella pace dell'anima, nella continua offerta di sé come vittima insultata, non esultante per sé, ma esultata dagli altri. E allora, ecco, a San Giovanni Rotondo Padre Pio ha iniziato questo calvario, e lui ha scritto in quel periodo una bella espressione: io vedo, dice lui, veggo continuamente una pesante croce sulle spalle di Gesù, lui non ce la fa a portarla e io insisto perché la metta sulle mie spalle. E vi racconto un episodio che conferma questa volontà di Padre Pio. Un frate che aveva la cella vicino al coro, il coro sarebbe la parte alta, immaginate lì la cantoria lassù, a un certo punto sentiva dei lamenti nel corridoio, aveva un sonno leggero, una persona anziana, ma che è? Ma lo fa l'orecchio o è proprio così? C'è qualcuno che si lamenta. Ha aperto la porta e ha visto Padre Pio carponi, quindi per terra, la faccia della persona per terra, con una croce pesantissima, che non umanamente insopportabile, che cercava di camminare, stava per arrivare in coro, quindi aveva fatto tutto il corridoio, e a ogni sforzo un leggero lamento, e lui aveva sentito e ha visto. Quando Padre Pio si è accorto di essere stato visto, ha detto: fratello mio, ti supplico, non aggiungere angustia e dolore, non ne parlare con nessuno, non lo dire mai finché io vivrò almeno. Ecco, veggo sulle spalle di Gesù la croce. E un'altra volta racconta che ha visto Gesù bambino con una pesante croce sulle spalle, che camminava, aveva una salita da fare, e lui ha detto: ma Gesù mio, la croce è grande, tu sei piccolo, dalla me la porto io, se ce la fai. E beh, se ce la fai tu che sei piccolo, molto più ce la posso fare io che sono, insomma, discuti, alla fine va bene. E lui ha provato a portare quella croce, ma sinceramente a un certo punto ha dovuto dire: Gesù, avevi ragione tu, qua io non ce la faccio più andare avanti, bisogna che mi aiuti, facciamo in due. E hanno portato la croce dove la dovevano portare. Quindi si è messo nel posto di Gesù, che chiede a noi di aiutarla a portare la croce. Allora anche lui
chiedeva ai suoi figli spirituali la preghiera, anche a me, più di una volta, in certi giorni, in certe sere, in certe notti, chiedeva l'aiuto della preghiera. Quando penso ai gruppi di preghiera, questa vocazione hanno, di aiutare Gesù a salvare il mondo, a portare la croce, a cancellare i peccati, e dietro al Padre Pio riesce, ci riusciamo. Vi pesa un rosario? Siete svegli? Mi potete rispondere? No. Vi pesa partecipare a una messa? Fare una comunione? Farla magari ogni giorno possibilmente? Salvo che uno c'è la febbre o c'è la neve, un metro. No, voi l'avete messo come programma quotidiano, la messa, il rosario, la comunione, questo chiedeva Padre Pio ai gruppi di preghiera. E allora, ecco, vedete, a voi non pesa, perché ormai lo fate volentieri, lo fate con profitto, con gioia. È questo che Padre Pio chiede a noi, perché tanta parte della Chiesa, troppi, non pregano. E se non c'è la medicina e c'è la malattia, che succede? Che le ferite si ingangreniscono, no? E vi meravigliate che oggi il 30% più o meno delle famiglie, buonanotte, sono andate a farsi friggere, e dei ragazzi, si parla, le statistiche, 45% dei ragazzi che fanno esperienza di droga, cioè di veleno che distrugge la loro salute, la loro giovinezza, il loro avvenire, perché quando ti sei avvelenato il cervello serve a niente, anche se hai dei buoni muscoli. Ecco, allora i gruppi di preghiera sono stati fondati da Padre Pio, ispirato a sua volta dallo Spirito Santo, per ridare alla Chiesa, alla comunità di Cristo, questa vitalità nuova. E lui li chiama lievito di fede. Che vuol dire lievito? Fa crescere la massa, no? Focolai d'amore. Ecco, torniamo ancora una volta. Vittima, vittima d'amore. Perché se non impariamo ad amare Gesù Cristo, sì, saremo dei soldati che fanno il servizio di leva e poi, appena possibile, abbandonano l'esercito. Allora, un servizio nei gruppi di preghiera per confortare Gesù e anche per confortare questa vittima d'amore che è Padre Pio. Quanto è grande il Signore che ogni tanto ci manda di questi santi. Ma noi a Padre Pio abbiamo chiesto non tanto le ferite, la passione, la croce, non ce la facciamo. Una volta ero accanto a lui, è venuto un sacerdote per tutto Beltino. Padre, dice Gesù che io voglio soffrire come te. Padre Pio si è voltato a me e ha detto, vedi questo qua, come ha fatto subito a venire. E beh, se io dico di sì, chiede Gesù, questo farà ancora più subito a venirmi a riportare quello che gli è dato. E a me disse, perché il padre chiede Gesù, darmi la forza di patire e di amare, come fai tu? Ha detto lui, stai fresco se incominci dalla croce. Non chiedere prima di patire, chiedi prima di amare. Perché se una mamma è mamma veramente e ama i suoi figli, non sta a guardare alla croce, ai sacrifici, li fa e basta. Se no non si sente nemmeno madre, è vero, tutto da lì. E Padre Pio stesso, ve lo dicevo all'inizio, non è che così, da un momento all'altro ha ricevuto queste stime, ha imparato ad amare, ha imparato a stare sotto la croce, a sentire l'abbandono di Cristo, che ha provato la Madonna quando si è vista lì ai piedi di Gesù crocifisso, il maestro di tanta gente, il taumaturgo che ha fatto miracoli pure a chi non li voleva. Lei, l'unico, il giovane Giovanni, la Maddalena convertita e salvata da Cristo, e poi il vuoto, il vuoto, il vuoto c'è intorno a Cristo, non va bene.
Io ho celebrato a volte le messe in certe parrocchie, Abruzzo no, grazie a Dio ancora frequentano, ma una pena veramente. E il parroco mi diceva, e ho chiesto, ma questa è tutta la folle che viene di domenica a messa? Dicevo, oggi c'è grazia, di solito arriviamo a 8-10, ma quante anime fa, quanti abitanti fa questa parrocchia? Siamo a 3.000, pensate un po' voi, quindi non va bene, la Chiesa ha bisogno di gente che prega, il Papa non fa altro che chiedere questo, e insiste, non vi fate rubare la fede, non vi fate rubare la pace. Non ce la facciamo rubare la fede e la pace. Io vi racconto un episodio, abbiamo ancora qualche minuto. Dunque, nel 1945, il mese di aprile, a Foggia avvenne la fucilazione di un gruppo di uomini che i tedeschi avevano sorpreso, non so che cosa avevano combinato. Allora, alla fucilazione, tra questi c'era un signore che sempre si era professato ateo, diceva alla moglie, figlia spirituale di padre Pio, ma alla Chiesa facci tu fai i peccati, ma te la confessa, a me non mi serve, a insistere sempre in questo tono così proprio disprezzante. Quel giorno si ritrovò in fila con le spalle al muro tra quelli condannati alla fucilazione. L'ufficiale tedesco mise dritti lì, ogni soldato contro, no? Un condannato, e da voce fuoco, sparano, tutti sparano, ma il marito di quella signora, vedete, è rimasto lì così, in piedi, illeso. Allora l'ufficiale è andato a controllare il moschetto del soldato che gli doveva sparare, dice, ma tu hai sparato? Ma sì, io ho sparato. E allora, come mai? Tu hai sparato? Il coso sta ancora qua. E vabbè, allora che fa? Fa togliere i cadaveri di quelli. E a lui dice, a questo soldato, adesso ti do il segnale, fuoco, tu spari e vediamo un po' se inceppati, che è successo. E quello si prepara, fuoco, pa, niente, non spara. Allora l'ufficiale tedesco così si è messo un attimo come uno che deve riflettere, si è avvicinato al soldato e ha detto vattene, qua c'è di mezzo qualcuno che mi fa paura, vattene, non spara. E ha detto a quello, vattene a casa tua, ritornane a casa. Non ci ha capito niente, l'ha rimandato a casa. Quello è andato a casa vivo, perché il fucile non era sparato. Piangendo ha raccontato alla moglie, è successo questo e questo. Beh, ha detto, domani andiamo a Padre Pio, perché io lo voglio ringraziare. L'ho pregato tanto che tu ti potessi convertire prima di morire, perché sennò tu morivi come una bestia, te ne andava all'inferno. E vanno a San Giovanni Rotondo. Padre Pio l'aspetta sulla porta. Come si avvicinano, dice a lui, è un po' bella faccia, ma per te mi tocca pure fermare le pallottole dello fucile. Prima ancora che quello dicesse niente, quindi non avevano nemmeno parlato. Da allora quello, la messa, la comunione, la preghiera, tutte quelle che la confessione appena poteva. Così è. Tra i carismi di Padre Pio ci sono anche i miracoli, perché come con la preghiera e col sangue, così anche con i prodigi, con i miracoli, si salva qualche peccatore che ha bisogno di tornare a Dio. Io mi fermerei qui, perché sennò rubo troppo tempo. Poi voi potete fare delle domande. Don Lucio, sei qui, da ordini, tu sei il pastore. Chi è che parla?
qualcosa che vi è venuto in mente, dai, mentre ascoltavate Bergoglio. Con semplicità, proprio così, spontaneamente. Facciamo conto che io vengo da uno di voi, approfittate per raccontarmi. Ecco, dite. Dimmi, bravo. Vai là, va. Forse è meglio che ti avvicini. Puoi fare anche il microfono qui. Mentre Gesù muore realmente lì sulla croce. Quindi vai sul Calvario all'inizio della messa e rimanici. È questo. Va bene, allora avete già il foglietto, l'avete avuto del programma del 30 marzo, se potete, so che voi già partecipate con un pellegrinaggio proprio parrocchiale per conto vostro, ma se qualcuno avesse intenzione e possibilità, quel giorno i gruppi dell'Abruzzo e Molise saranno lì, a presiedere ci sarà l'arcivescovo di Lanciano. Va bene. Prima della benedizione volevo solo ringraziare il padre Guglielmo, che è sempre disponibile a venire quando lo chiamiamo. È una cosa bella, no? Sentire la tua voce, sentire anche nei fatterelli, no? La tua esperienza personale, proprio a contatto con San Pio, a noi ci fa sempre piacere, no? Quindi siamo grati perché non ti dimentichi di noi. A cepagatti. E poi volevo ricordare che domani ci sarà ugualmente l'adorazione tutta la giornata, da dopo la messa delle 8 della mattina fino alle 18. L'invito a venire a non lasciare l'Eucaristia da sola in chiesa, ma darci il cambio di venire soprattutto le ore del pranzo. E vi ricordiamo pure l'appuntamento di preghiera alle 17 la Via Crucis, va bene? Domani. E alle 9 ci sono io che parlo. Quindi si dimezzerà la cosa, si ridurrà un pochettino di fedeli, però non fa niente. Parlerò di Maria, gioisci Maria, trasformata dalla grazia e dalla tenerezza di Dio. Sabato verrà Don Fulvio alle 9. Peccato e grazia, e quindi anche un appuntamento da non perdere. Pure domani, giornata della donna, vedete un po' di facili sci. Chi non va a fare facili sci sto tembarelle per venire alle 9 qui sabato sera, va bene? Mi sento, mi sentono anche. Il Signore sia con voi. Il Signore vi rendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Allora, buon ritorno alle vostre case, buonanotte, buona Quaresima e anche buona Pasqua. Grazie.